Dolcissimo, dolcissima vita della mia vita. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro diario serale, ormai un appuntamento fisso tra me e voi nel nostro piccolo mondo. Io ragazzi, senza girarci troppo intorno, oggi voglio essere grata di una cosa veramente tanto tanto importante. Voglio ringraziare la vita per avermi donato la famiglia che ho. Sia la famiglia d'origine che la famiglia acquisita, la famiglia praticamente di Mirko, che da quando comunque stiamo insieme e soprattutto poi ovviamente da quando ci siamo sposati è diventata anche la mia famiglia. Vedete ragazzi, io sono stata una figlia, diciamo per i primi anni della mia vita fino all'adolescenza, molto, molto tranquilla, una ragazza molto... non ho mai dato nessun tipo di problema. Poi andando più avanti con l'età, diciamo che durante l'adolescenza sono stata abbastanza ribelle. E poi insomma fino ai 20 anni, dopodiché mi sono calmata. Certo, il carattere è rimasto abbastanza peperino, però diciamo che ecco, mi sono calmata, sono cresciuta, sono maturata, però devo dire che sono stata una ragazza diciamo un po', non voglio dire anarchica, ma un po' ribelle, con un carattere comunque, ero sempre alla ricerca di un qualcosa di più, ero sempre alla ricerca della mia libertà, più che di cose materiali. Io non chiedevo cose materiali, scarpe, borse, accessori, vestiti, no, io chiedevo molta più libertà di quella che mi davano, ovviamente in base all'età che avevo. Non mi hanno mai privata della libertà i miei genitori, però cercavano di dosarla, e solo che io volevo sempre di più, volevo sempre di più. E oggi, a quasi 42 anni, mi rendo conto che non avrei potuto avere una famiglia migliore di quella che ho avuto. I miei genitori sono ancora molto presenti nella mia vita, e soprattutto insomma da quando ho anch'io più tempo di godermeli molto di più. E anche se sono grande, ragazzi, ho il grande privilegio di avere una mamma e un papà che mi fanno sentire sempre la loro bambina, sempre la loro piccola. E diciamo che cercano di ancora oggi di viziarmi il più possibile. Ho un fratello più piccolo di 8 anni, quasi 8 anni, che vabbè, ormai insomma è grande, un uomo. Però ragazzi, vi dico che lui è stato sempre, vabbè, mio fratello è la gioia della mia vita. L'ho desiderato tantissimo. Io quando ero piccola, Babbo Natale, la Befana, sì, ok, ma io ero fissata con la cicogna. Io scrivevo lettere e lettere alla signora Cicogna affinché mi portasse il fratellino o la sorellina. Non mi importava sorellina, fratello, io volevo un fratellino, una sorellina, una compagnia per me. E poi quando mi hanno detto che sarebbe arrivato mio fratello, io sono impazzita dalla gioia, non vedevo l'ora di andare a scuola quella mattina per raccontarlo a tutti. E poi, vabbè, con lui c'è un rapporto, vabbè, non dico simbiotico, ma più che fratelli, noi sembriamo gemelli perché abbiamo una sintonia pazzesca, io non ve la so spiegare. Cioè, nonostante ci siano tanti anni che ci dividano, a volte sembra che lui sia più grande di me.
E ormai è grande, è un uomo, è papà, però è sempre, diciamo, lui sarà sempre il mio piccolo e il dono più bello che mi ha fatto la vita, insieme ovviamente a tutte le altre persone che io amo. E poi voglio ringraziare tantissimo perché ho una famiglia acquisita che è la famiglia di Mirko, che è una famiglia meravigliosa. È una famiglia che, non voglio dire frasi scontate, mi ha accolto, queste cose qua, sì, mi hanno accolto, ma non è quello che rende il tutto speciale e unico. È il fatto che io da loro ho imparato tantissimo. E loro per me sono veramente una seconda famiglia perché ci sono sempre. Di qualsiasi cosa noi abbiamo bisogno, ma anche di un consiglio, di un confronto, di conforto, le loro porte sono sempre aperte e non mi sento io un'estranea, mi sento una parte della famiglia, come se io in questa famiglia ci fossi, ecco, quasi nata, anche se sono tanti anni che stiamo insieme con Mirko, però non sono proprio nata qui. E questa sensazione è bellissima perché io sento di appartenere in qualche modo a questa famiglia. E poi ci sono i miei nipoti che sono meravigliosi, io ringrazio tutti i giorni perché ho dei nipoti. Sia dalla parte di Mirko, che non sono proprio di sangue, ragazzi, perché sono i figli dei fratelli di Mirko, ma cioè, li ho visti piccoli e per me non c'è differenza tra sangue e non sangue, cioè loro è come se fossero di sangue, cioè, sono miei nipoti a tutti gli effetti. Poi ci sono i figli dei miei cugini che sono meravigliosi. In realtà sarebbero i miei cugini piccoli, i figli dei miei cugini, però insomma, siccome sono tanto piccoli, diciamo che io li definisco di nipoti e loro mi chiamano zia. Poi c'è mia nipote Emma, la figlia di mio fratello, che è uno spasso, è meravigliosa, e l'avete vista in un video, i riccioli biondi. È fantastica, simpaticissima, è l'amore grande della mia vita, ma tutti i miei nipoti, in realtà anche i figli dei miei amici più cari, mi chiamano zia, ma per me loro sono nipoti. Cioè, quando io parlo di nipoti, non solo quelli che ho battezzato, anche quelli che non ho battezzato, ma sono dei ragazzi unici, dei ragazzi formidabili, sono tanto tanto fiera di ognuno di loro. E oggi voglio ringraziare perché ho questo grandissimo privilegio. È vero che la vita ti toglie tanto, a volte, no? Ci sembra che quasi quasi ci faccia lo sgambetto. Però io quando mi guardo intorno, ragazzi, vedo tante cose belle, vedo tanta, tanta bellezza, tanta perfezione intorno a me. Nella semplicità voglio ringraziare perché mi sento una persona super privilegiata, super amata, super accettata, accolta, rispettata. Io oggi voglio ringraziare per la famiglia che ho, la famiglia d'origine, quella acquisita, e voglio ringraziare veramente la vita per questo dono meraviglioso che mi ha concesso. E voi oggi per che cosa volete essere grati a questa vita? Scrivetemelo sotto nei commenti e riempiamo questi video di messaggi positivi, d'amore e di speranza per tutti. Come sempre ho selezionato per voi una frase di questo bellissimo libro, sempre di Giulia Carcasi. Me lo sto rileggendo intanto, ragazzi, ed è sempre un piacere perché scopro
ogni volta una sfumatura che alla prima lettura mi era sfuggita. Vedi, Mia, noi fantastichiamo oltre le porte degli altri, ci convinciamo che la nostra vita, con un'altra cornice, sarebbe andata diversamente. Cerchiamo altri padri, altre madri, le protezioni che non abbiamo avuto. Ce la prendiamo col destino che ci ha fatto nascere qua e non là, perché con qualcuno ce la dobbiamo prendere, perché non c'è niente di peggio del pensiero che, partendo da presupposti diversi, le cose sarebbero andate ugualmente. Io vi ringrazio per essere stati con me anche questa sera e spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacione grande, grande e vi do appuntamento al prossimo video. Buonanotte.